Eccoci, ben ritrovati amici di Milanello sul nostro canale YouTube dedicato al Milan. Vi ricordo come sempre di iscrivervi qui numerosissimi e di lasciare un bel like qui sotto. Giornata importante, questa mattina il buongiorno con Camera Caffè con Michael Cuomo, scontro epico, andate a vederlo se non l'avete ancora visto, ve lo linko al termine di questo video. Ringrazio i tantissimi messaggi di affetto ieri nel video per il nostro Alfio, il nostro amico di Milanello che non vive un momento facile, vive la sua battaglia. Aggiungo anche ai nostri pensieri, al nostro affetto Giuseppe, nostro abbonato, anche lui in un momento un po' particolare. Un abbraccio appunto a tutti. Abbiamo dimostrato grande cuore, grande affetto, di essere davvero una grande community in cui si pensa ovviamente all'altro. E dunque un abbraccio ancora a tutti. Dunque iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, mi raccomando. Ultima ora con doppia notizia, non da Milanello, una sul fronte extracampo, una sul fronte mercato. E che riguarda appunto un attaccante molto 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 interessante. Partiamo dalla questione extracampo. Oggi c'è stato l'incontro per lo stadio tra il comune, Sindaco Sala e Milano Inter. Il Sindaco Sala su Instagram ha pubblicato un post, devo dire, molto significativo e molto positivo. Nei giorni scorsi vi dicevo attenzione perché rispetto all'impantanamento generale c'è stato un guizzo e sembra che si vada verso una collaborazione proficua. Oggi, appunto, Sindaco Sala dice: a proposito dell'incontro, i prerequisiti fondamentali per poter passare alla fase esecutiva del progetto stadio sono tre. Il primo è che il nuovo stadio dovrà sostanzialmente rispettare le linee e i volumi contenuti nello studio di fattibilità, che è già stato presentato all'amministrazione. Il secondo punto chiede una riconversione dell'area dell'attuale San Siro al fine di sviluppare il progetto del distretto dello sport e entertainment in un contesto verde, anche in questo caso come dossier già presentato. A prescindere dal timing di realizzazione del nuovo stadio, la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali 2026 si svolgerà nell'attuale impianto, cioè San Siro, come tributo alla sua storia gloriosa. Il terzo punto, quello più importante, che le concessioni di diritti volumetrici per sviluppi urbanistici accessori allo stadio non deroghino a quanto consentito dal PGT vigente. Le due società si sono dichiarate d'accordo rispetto a queste proposte. A questo punto ritengo che la giunta, rullo di tamburi, aprite bene le orecchie, possa procedere rapidamente a deliberare il pubblico interesse, che è dunque lo scoglio che ci rimaneva lì, ci faceva rimanere lì bloccati a livello appunto burocratico. Quindi vi dicevo collaborazione, le nostre indiscrezioni hanno portato a una spunta verde. Oggi il sindaco dice quindi possiamo procedere. Rispettando questi paletti, alcuni aspetti magari da rivedere, bisogna rimanere all'PGT attuale, senza appunto delle deroghe. Milan e Inter hanno detto va bene, l'importante è che si arrivi a questo accordo e alla fumata bianca, alla spunta verde, che sarebbe fondamentale poi per i due club, per rivendere con un asset strategico importante che porterebbe a un aumento del valore, ma anche e soprattutto per mantenere il club, portare 60-70 milioni di euro almeno ogni anno con il fatturato che è destinato ad aumentare, i conti destinati a migliorare, la competitività destinata a migliorare anche a livello europeo. Dunque, vediamo i tempi. Per quanto riguarda la realizzazione, bisogna capire, appunto, c'è Cortina, però in ogni caso non c'è fretta perché l'inaugurazione verrà fatta a San Siro. E poi come esecuzione finale, come consegna dei lavori, potrebbe essere comunque 2026 o 2027. In ogni caso, quello che è importante è che venga completato l'iter burocratico, che venga dato appunto il via libera definitivo. Questo serve prima di mettere il primo mattone, è importante completare l'iter e arrivare dunque a svolgere il tutto. Ieri, adesso arriviamo a notizie di mercato. Ieri gran gol di Lollo Colombo, che ha battuto l'Ascoli con la sua spalla 1-0, un tiro da fuori davvero molto bello. Ha avuto anche i complimenti social di Leao, lo seguiamo, lo monitoriamo, tifiamo per lui e non credo l'anno prossimo, tra 2 anni, lo riprenderemo come giocatore fatto, finito, completo, in grado di fare la differenza. Questi 2 anni, in tanti mi chiedete perché non lo prendiamo subito, questi 2 anni, mi hanno spiegato in tanti al Milan, serviranno per completarlo come calciatore. Allora, l'indiscrezione riguarda un altro giocatore del quale parliamo da diverso tempo e arriva direttamente dall'Argentina, da Diario Olé, che è assolutamente uno dei riferimenti più importanti,
a livello di stampa sportiva in Argentina, se non il più importante, direi forse il più importante in termini di stampa sportiva, e conferma sulla volontà del Milan di prendere Julian Alvarez, come, quando e perché. Dato Julian Alvarez, per chi non lo conoscesse, anche se ormai vi stiamo facendo una capa tanta, è un attaccante di quasi 22 anni, li compirà il 31 gennaio prossimo, 1,70, gioca nel River Plate, contratto di scadenza 2022, 31 dicembre, clausola 25 milioni, che però, come vi dicevo, può essere rivista. 14 presenze, 11 gol e 6 assist nel campionato argentino. Ci sono anche altri club su di lui, all'estero. In Italia ci pensa anche la Fiorentina, però capite che noi dobbiamo avere ovviamente più voce in capitolo, anche se la Fiorentina cederà Vlahovic. Lui è un giocatore diverso, può fare la prima punta, un po' Lautaro Martinez, può fare la seconda punta che si abbina alla prima, tipo Giroud o Ibrahimovic, può fare anche l'esterno di destra o il trequartista, quindi grande utilità, grande intelligenza e grande capacità, insomma, di fare la differenza. Ebbene, Diario Le conferma che il Milan lo vuole, che il Milan è in pole position, lui dà priorità al Milan in questo momento, e l'idea, l'obiettivo qual è? Allora, bloccarlo già a gennaio, prenderlo già a gennaio, non portarlo subito qui, lasciarlo fino a giugno al River e portarlo la prossima estate a Milanello e far iniziare dunque così la sua avventura. Io sono elettrizzato, carico, gasato da questa possibilità, perché ritengo che Alvarez sia un crack. Chi lo prende fa un affare, soprattutto visto l'avvicinarsi alla scadenza, il River potrebbe non cederlo per 25, cioè clausola rescissoria, ma parlando con il River si potrebbe arrivare a 20 milioni di euro, e per un giocatore così, secondo me, rappresenta una cifra assolutamente congrua, anzi dico che sarebbe anche un affare. Con Alvarez, che è dunque nel parco attaccanti della prossima stagione, potrebbe fare l'esterno di destra, potrebbe fare la prima punta, potrebbe fare anche l'alternativa a Brahim, potrebbe fare all'occorrenza anche la prima punta in un modulo un po' diverso, o se si gioca con le due punte, la seconda punta abbinata a Giroud barra, vedremo se ci sarà Ibra, se arriverà qualcun altro. Dunque attenzione, aspettiamo ad esultare, però il Milan lo vuole, e il fatto che arrivino conferme dalla stampa argentina, da Olé, significa che questo filtra pure dal River Plate, oltre che dal suo procuratore Fernando Hidalgo, che fu procuratore tra gli altri anche di Hernán Crespo. Argentino da prendere, poi gli argentini solitamente quando arrivano si ambientano senza grandi difficoltà, a differenza magari dei brasiliani, ci siamo scottati un po' con Paquetá. Questa è una cifra congrua, è un valore assolutamente aderente al valore del giocatore, e è formidabile secondo me il prossimo talento che si porrà nel calcio europeo. Lo step che deve fare, trasferirsi in Europa, fare bene anche in Europa, io credo che lo farà. Dunque vediamo con attenzione, intanto sembra sbloccarsi il discorso stadio ed è una bellissima notizia a 360 gradi, e poi Julian Alvarez che si avvicina con il Milan, che vuole prenderlo subito già a gennaio per non far arrivare altri club sul giocatore, battere subito la concorrenza senza arrivare anche al cosiddetto effetto asta. Iscrivetevi qui numerosissimi, lasciate un bel like, vi rimando al video da non perdere, lo scontro con Michael Cuomo in camera caffè. Ciao!